Sempre in tema di indennità, con questo ordine del giorno, chiediamo una maggiorazione dell'indennità per chi lavora durante le festività. E cercheremo di inserire questa misura anche nella legge che è in discussione da un anno in Commissione Attività Produttive. Ripeto, da un anno. Ormai c'è il testo che ha la muffa sopra. E ricordiamo che è una proposta di legge per i lavoratori e per le piccole e medie imprese. Non si può più aspettare. Oltre alle promesse vorremmo anche dei fatti. Grazie. Onorevole Romano, prego. Grazie Presidente. Intanto ci fa piacere notare che i 5 Stelle hanno preso in prestito un'idea che era di scelta civica, nel senso che la proposta di una maggiorazione nei compensi per quei lavoratori del commercio che lavorano la domenica, a cui noi aggiungevamo anche una forma di integrazione economica per quei piccoli commercianti che devono competere invece con la grande distribuzione, è una proposta che Scelta Civica ha fatto per voce del nostro collega Luciano Cimmino in Commissione Attività Produttive. Ma voglio anche far notare che c'è in questo ordine del giorno dei 5 Stelle una presa d'atto neutrale, o meno non negativa, della legge che ha liberalizzato le aperture commerciali, che è stata una legge, un argomento che non ha una valenza ideologica, ma va appunto nella direzione dell'aumento dell'occupazione e dell'incremento dell'ossigenazione di un settore come quello commerciale, che in questi ultimi anni è stato gravemente colpito dalla crisi. Per queste valutazioni, e rimarcando il fatto che l'idea è appunto un'idea che nasce da scelta civica, da parte nostra c'è un invito al governo a ripensare eventualmente il giudizio negativo su questo ordine del giorno. Grazie. Grazie. A questo punto ha chiesto di intervenire l'onorevole Cominardi. Prego. Vorrei replicare, se possibile, attraverso la Presidenza al signore di Scelta Civica, che per quanto riguarda l'indennità di precarietà, cioè la maggiorazione della retribuzione dei contratti a termine, è nella prefazione di un libro che si chiama Schiavi Moderni, gli consiglio di leggere, ed è lì che è nata la proposta, nel 2006, quando Scelta Civica ancora non esisteva. Ciao. Dichiaro aperto.